Ciao a tutti e bentornati a una nuova lezione di Basso in Pillole. Io sono Luca Angelici. Per maggiori informazioni su di me, www.angeliciluca.com. Oggi parleremo degli armonici, gli armonici naturali. Che cosa sono gli armonici naturali? A che cosa ci servono e in che modo possiamo utilizzarli quando suoniamo il basso elettrico? Partiamo con un minimo di teoria. Cerchiamo un attimo di definire in primis che cosa sono gli armonici. Allora, gli armonici naturali non sono che altro che una successione di suoni che si sommano uno con altro partendo da un suono originale e con i suoi successivi multipli. Considerate che qualsiasi strumento, appunto quello che noi udiamo da qualsiasi strumento, non è mai un suono, diciamo, naturale, ma bensì la somma, appunto, delle frequenze dei vari suoni che noi riusciamo a udire. Questi praticamente sono gli armonici naturali. Gli armonici si ottengono, diciamo, sul basso elettrico praticamente pizzicando con la mano destra la corda, diciamo, di riferimento che ci interessa suonare e sfiorando leggermente con il dito la corda. Non dobbiamo premere, non dobbiamo stoppare, dobbiamo sfiorare. Questo è il classico suono di un armonico. Gli armonici sono divisi all'interno, diciamo, della tastiera in maniera molto precisa. Prendiamo come esempio la corda di Sol. Questo è il suono della corda di Sol naturalmente accordato e pizzicata a vuoto. Se noi adesso suoniamo l'armonico sul dodicesimo tasto, otteniamo rispetto alla nota di Sol, diciamo quindi alla nota base di Sol, otteniamo l'armonico con il Sol dell'ottava superiore. Quindi invece che suonare questo, sentite che la nota è la stessa, ma lo otteniamo con l'armonico. Ok. Ad esempio, invece, se noi suoniamo l'armonico sul quinto tasto, a questo punto il Sol diventa rispetto al Sol suonato a vuoto di 2 ottave superiore. Ok, questo è l'effetto. Se noi suonassimo ad esempio l'armonico sul diciassettesimo tasto, otteniamo sempre un Sol, ma di 3 ottave rispetto al suono con la corda a vuoto. Parliamo sempre di Sol, ma suonato appunto. La frequenza, quindi l'altezza della nota, cambia semplicemente utilizzando l'effetto dell'armonico. Ci sono altri armonici, naturalmente. Esempio, se noi suoniamo l'armonico sempre partendo con riferimento dalla corda di Sol al settimo tasto, otteniamo un Re, quindi otteniamo la sua quinta naturale. Sentite? Sol. Se invece volessimo suonarlo tipo sul quarto tasto, la nota che otteniamo è un Si. Sentite? Sol. Quindi abbiamo un armonico di terza maggiore. Naturalmente, detta così, sono note prese, in libertà e quindi dobbiamo inserirle all'interno di un contesto armonico per creare appunto una sorta di melodia. Un grandissimo esempio di che cosa si può arrivare a fare con gli armonici è un pezzo di Jacopo Astorius che si chiama Portrait of Tracy, dove lui costruisce tutto il brano praticamente sugli armonici e li suona in maniera assolutamente melodica e concatenandoli fra di loro. Faccio un breve esempio. Pastorius suona, rallentando naturalmente quello che lui segue, esattamente questo. Questo è proprio l'intro, diciamo, del brano. Poi prosegue. Addirittura in questo caso lui utilizza
una coppia di armonici suonato contemporaneamente, quindi utilizza il Re e il Si. Sentite l'effetto. Ok, proseguiamo. A questo punto lui fa una cosa del genere, ovvero preme con l'indice il secondo tasto e ottiene un armonico, questa nota qui, di Re diesis. Sostanzialmente è come se lui avesse messo un barré fisso, immaginiamolo sulla chitarra, e avesse appunto realizzato questo effetto qui. Naturalmente lo posso fare anche sulle altre corde. Ok? Il Re diesis sul Mi, lui sostanzialmente ha suonato una settima maggiore. Quindi è come se avesse fatto un accordo di maggiore settima. Quindi sentite proprio l'effetto dell'accordo. Lo riproponiamo sulla corda di La. È uguale, suono il Sol diesis sul La. Quindi ottengo appunto un accordo di settima maggiore. Quindi, e poi prosegue, diciamo, con il brano, che vi consiglio di andare ad ascoltare. Ma questa è una tecnica, diciamo, in questo brano qui è tutto portato all'estremo in maniera molto affascinante, molto bella, ma cerchiamo di renderlo più pratico. Noi eventualmente possiamo utilizzarlo in fase di accompagnamento. Spesso la tecnica degli armonici viene utilizzata, o è preferibile utilizzarla quando si suona un fretless, per una, diciamo, semplicità di esecuzione, ma come avete visto eseguirla con i tasti non comporta nessun tipo di differenza o difficoltà. C'è una, diciamo, facilitazione quando noi vogliamo ottenere degli effetti del genere, ovvero prendere un armonico, stirarlo in termine, diciamo, magari molto maccheronico, quindi sicuramente non corretto, però io prendo una nota come questo, il Sol, e lo stiro praticamente, me lo porto avanti, che non è suonare questo, è appunto andare a cercare un altro armonico. Quindi io dal Sol l'ho portato a La. Se avessi avuto un fretless sarebbe stato probabilmente più di semplice esecuzione, ma come vedete si ottiene anche con i tasti. Si può fare sia in fase crescente che in fase, diciamo, decrescente. Quindi ci sono tantissimi bassisti che si sono specializzati con l'utilizzo appunto degli armonici, eccetera eccetera. Andatevi anche a ascoltare ad esempio Michael Mehring, ce ne sono veramente tanti, ma possiamo trovare esempi del genere in qualsiasi brano, diciamo, anche di musica leggera. Spesso li troviamo più frequentemente nelle ballad, perché appunto danno questo effetto di apertura. E qual è il consiglio? Quindi esercitatevi nel ottenere appunto il suono dell'armonico e nel riconoscere e sapere quali sono le note che andate a suonare, perché naturalmente queste comunque sono note. Quindi se io suono un Sol, suono un Re, o come in questo caso suono un La, devo essere, diciamo, consapevole di cosa sto suonando. Gli armonici spesso vengono utilizzati anche per accordare lo strumento. Sentite che gli armonici in questo caso sono due armonici di La, due armonici di Mi, due armonici di Re. Quindi il Re, accordando magari una corda sola, quella di Sol, posso accordare tutte le altre corde, quindi partendo dalla corda di Sol posso accordare la corda di Re, da quella di Re posso accordare la corda di La, da quella di La posso accordare la nota Mi. Adesso volutamente scordo la corda di Re. Sentite la differenza fra due armonici accordati come erano prima e due armonici scordati come adesso. Si crea questo effetto
questa distorsione sonora, sentite? Come io mi avvicino, si sente un leggero, diciamo, movimento sinusoidale dell'onda fino a quando il movimento non diventa perfetto. In questo caso siamo praticamente perfettamente accordati. Ok, abbiamo visto quindi che cosa sono gli armonici, abbiamo dato anche qualche esempio pratico di dove andare, diciamo, ad ascoltare che cosa si può fare con gli armonici. Abbiamo anche visto come possiamo accordare il basso utilizzando gli armonici. Detto ciò, appunto, esercitatevi e andatevi a trovare dei brani di riferimento dove potete riconoscere appunto l'utilizzo degli armonici. Detto questo è tutto, alla prossima lezione di Basso in Pillole. Ciao e buona musica, Luca!